Bentornati carissimi amici retro nello scenario 2 di Clock Tower. Utilizzeremo Nolan Campbell perché si era deciso già nel prologo come proseguire gli eventi. Questa volta Nolan Campbell è andato da un ex domestico della famiglia di Scissor Man e lui praticamente aveva lavorato in quella villa lì e sapeva più o meno come erano andate le cose. E quindi lui sapeva tanti segreti, sapeva proprio, diciamo, molte cose. E se ha praticamente qualche idea, me lo dica, qualsiasi cosa può essere necessario per comprendere questo Rick qua. Conosci un castello chiamato Barrows, The Barrow Castle? Il castello di Barrow, avete sentito già anche questa musichina qua, musichetta molto molto particolare. Praticamente narra che la famiglia Barrow si è spostata da quel castello fino ad arrivare qua in Scandinavia. Praticamente, e c'è qualcosa dentro quel castello lì? Praticamente gli era nato un mostro e aveva terrorizzato i bambini locali. Infatti, una volta nel castello, entrati nel castello, scopriremo appunto chi era il primo Scissor Man. Un mostro delle favole, tipo, sembrava. E cosa è successo poi a quel mostro? È stato ucciso da suo padre, praticamente l'unico padre che è riuscito, diciamo, a sconfiggere, diciamo, la maledizione che affliggeva la famiglia Barrows. Però non è ancora finita perché purtroppo ogni generazione nasceva un Scissor Man, quindi la famiglia è proprio maledetta. Sai per caso dove si trova il castello? Give me a moment, please. Dovrebbe, sì. Praticamente lui adesso ci darà delle informazioni su dove potrebbe essere il castello. E però, ragazzi, c'è una mappa poi qua nascosta e noi dovremo trovarla. Nolan, questo candeliere. Praticamente gli è stato regalato questo candeliere quando si è ritirato. Mamma mia, che brutta fine. Che brutta fine, ragazzi. E inoltre avete appena sentito rumori di forbici metalliche. Ok, ragazzi, adesso dobbiamo trovare un attimo una via di fuga perché Scissor Man si sta avvicinando qua. E quindi non vuole di certo essere simpatico con noi, visto che vogliamo trovare il castello Barrows. Quindi, ragazzi, il nostro obiettivo attuale è quello di... Ah, eccolo lì, eccolo lì. È quello di nascondersi un attimo e quello di trovare la mappa per giungere effettivamente in quel castello, ragazzi. Eccolo qua che ci sta inseguendo. Un'altra delle possibili vie di fuga è nascondersi in questo armadio qua. Ce l'abbiamo fatta. Ok, iniziamo adesso un attimo le nostre indagini e cercare di capire dove si trova effettivamente la mappa. Può essere in diversi punti. There seems something. C'è qualcosa, ragazzi. C'è una statuetta di 30 centimetri. Praticamente, in questa opzione qua la statuetta è andata a Rick, vi ricorderete?
Quindi qua abbiamo trovato la statuetta e questa è, ragazzi, importante per la fase finale del gioco. Questa statuetta qua, anche lei, come abbiamo già visto anche con Elaine Maxwell, che avevo già detto anche nel gameplay, questa statuetta qua ve la ricorderete per chi ha seguito... Oddio! Ah. Ok, cerchiamo un'altra via di fuga, ragazzi. Perché la mappa che a noi interessa per trovare il castello Barrow è proprio lì dentro. E stavo guardando i cartoni animati, ragazzi. Quindi atteggiamenti direi molto molto infantili. Aspettiamo che arrivi per combatterlo. Questa è un'altra via di fuga, ragazzi, l'ombrello. Ok, torniamo di sopra. Adesso Nolan purtroppo prenderà questa via di fuga, ma noi dovremo tornare al piano superiore. Vi dirò che ci sono anche altre stanze da visitare, tipo questa, anche il bagno a sinistra, però la mappa, se non mi ricordo male... Ah, ragazzi, guardate questo. Ah, la mappa era qua, io ero convinto. È vero, con il poliziotto era di sopra. Qua, in questa maschera qua, c'è la mappa. Inoltre, questa maschera qua, guardate. Questa maschera qua. Dovrebbe essere un anticipo dello Struggle Within, se non dico una cavolata. O del Ghost Head, come voi volete chiamarlo. E la maschera, infatti, era maledetta. Dovrebbe essere proprio forse un anticipo del prossimo capitolo di Clock Tower. Quelli che considerano forse il più peggiore, insomma. Non avendoci ancora giocato, non posso esprimere un giudizio concreto. Però, stando a quello che si dice, questo è una vetrina di alcolici. Non ho intenzione di farmi ammazzare. Adesso che abbiamo preso qua, possiamo anche visitare qui il bagno. Diciamo che quello che abbiamo trovato corrisponde già allo scenario completo, però io voglio farvi vedere un po' tutto. Sono dei detergenti. Abbiamo del sapone. Sì, ragazzi, il sapone serve per uscire da qui. Ed sarà l'unico modo per poter andarcene. Perché il cane cercherà in tutte le maniere di abbaiare. Noi purtroppo a malincuore dovremo lanciargli addosso il sapone che ci permetterà la via di fuga. La porta si trova proprio qua, ragazzi. C'è qualcosa di strano, dirà. Non importa, noi usciamo, prepariamoci il sapone e lanciamolo addosso al cane. Mi spiace, ma purtroppo era l'unico modo per poter andarcene.
E lo scenario 2, ragazzi, è completato.